L'avvio della campagna vaccinale a tappeto nei comuni più piccoli segna un nuovo decisivo passo nella lotta al coronavirus. È partita in Abruzzo la vaccinazione di prossimità, riservata ai piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne della regione, che riguarda alcuni centri delle province di Chieti e L'Aquila, con una popolazione inferiore ai 500 abitanti. I team mobili dell'esercito, coordinati dai carabinieri e con il supporto logistico del 9° Reggimento Alpini, operativi oggi a San Benedetto in Perillis, in provincia dell'Aquila, contribuiranno a rafforzare e completare il pregevole lavoro che il personale sanitario sta portando avanti sia nei grandi hub vaccinali, sia nei centri più periferici del territorio, grazie all'attività portata avanti da Regione, azienda sanitaria e protezione civile. Sindaco, dunque oggi inizia questa vaccinazione nei piccoli comuni. Cosa possiamo dire nel merito? Sicuramente è un passo in avanti importante. Sì, è una svolta per i nostri piccoli comuni, per il nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda non solo la sanità pubblica, ma anche per quanto riguarda soprattutto a livello di turistico, perché comunque questi nostri piccoli comuni vivono di turismo. E quindi creando queste piccole oasi Covid free sicuramente sarà una svolta. È un segnale che lo Stato non lascia indietro nessuno, e per questo devo ringraziare innanzitutto il grandissimo sforzo dei sindaci, perché da soli a mani nude portano avanti le battaglie in difesa delle loro comunità, e poi naturalmente alla ASL, alla Regione e soprattutto a tutti gli uomini in divisa che sono qui oggi e che il commissario Figliuolo ha autorizzato che dessero vita a questo che è un esperimento che ha pochi pari in Italia. C'è stata la vicenda delle isole in Campania, è partita il Piemonte, sta partendo anche l'Abruzzo, insomma è un segnale bello di coesione territoriale e di vicinanza alle popolazioni. Un'iniziativa che mira a dare forza, fiducia, a far sentire la presenza forte delle istituzioni all'interno delle aree cosiddette marginali, poter contare sull'arma dei carabinieri e sull'esercito per completare il già pregevole lavoro fatto dagli operatori della ASL, dal Dipartimento di Prevenzione, è un valore aggiunto che dà solidità all'iniziativa, porta a numeri ancora maggiori per quanto riguarda la copertura vaccinale. Oggi questa è la sfida, la copertura vaccinale completa del nostro territorio, che può portare, unico metodo, alla immunità di gregge in tempi ristretti. Vaccinare tutti a tappeto, questa bellissima iniziativa, io la sottolineerei perché da un'idea del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi condivisa subito con tutti i sindaci del territorio, dove noi abbiamo accolto favorevolmente, siamo stati contenti e da oggi partiamo, quindi vaccinazione a tappeto e per avere la popolazione in sicurezza, così ci sentiamo non più tranquilli a livello di coscienza, ma ci sentiamo più tranquilli che i nostri concittadini siano tutti vaccinati e non rischiano nulla a livello sanitario.